Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Il ricordo del battesimo di Gesù che celebriamo la prossima domenica è l'occasione per ripensare al nostro battesimo. Cos'è accaduto quel giorno? Battesimo significa immersione. Battezzare vuol dire immergere. Vi sono anche altre parole che ci possono aiutare a capire, ad esempio innesto oppure trapianto. Il giorno del battesimo noi siamo stati immersi, innestati, trapiantati in Gesù Cristo. Venendo in mezzo a noi, Lui ha condiviso tutto ciò che è nostro. Noi, a partire dal battesimo, condividiamo tutto ciò che è Suo. E che cosa, precisamente? Non abbiamo ricevuto solo un po' d'acqua sul capo quel giorno. Siamo stati consacrati con l'olio profumato del crisma, parola da cui deriva il nome Cristo, cristiano. Così che innestati in Lui partecipiamo ormai alle sue prerogative, alla sua missione. E di che missione si tratta? Gesù Cristo è sacerdote, re e profeta. Ebbene, ogni cristiano, donna o uomo che sia, condivide queste stesse prerogative. Sacerdote è Gesù Cristo. In quanto membro del suo corpo, è quel suo sacerdozio che condividiamo. Il mio sacerdozio di prete viene dopo. Prima, per me come per voi, c'è quello che ci viene dal battesimo. Un sacerdozio che ci fa essere responsabili di fronte a Dio di tutto e di tutti. Non solo, un sacerdozio che ci dà l'opportunità di offrirci a Lui ogni mattina con il nostro lavoro, le preoccupazioni, le fatiche, le soddisfazioni, anche con le nostre sofferenze. Questo fa sì che la vita tutta intera prenda un altro valore e non c'è stipendio a questo mondo che gli possa competere. Gesù è anche re. Cosa vorrà dire per noi comportarci da re? Un cristiano è re quando sa prendere le distanze da ciò che è sbagliato e gli rovina la vita. Quando sa essere superiore a certe sciocchezze o piccinerie. Lo è soprattutto quando è capace di donare se stesso con spontaneità, senza aspettarsi riconoscimenti e ricompense. Ma non solo, ci compete anche la prerogativa di profeti, che non consiste nel predire il futuro, ma nell'accogliere la parola di Dio e portarsela nel cuore, così che nelle occasioni più svariate possa poi traboccare in forma di saggezza, di incoraggiamento, di consolazione, anche di provocazione. Questo è comportarsi da profeti. Ma è possibile tutto questo? Sì, grazie al battesimo. Sacerdoti, re e profeti siamo noi cristiani. Il crisma profumato che ci ha segnato il capo quel giorno può accompagnarci con il suo profumo tutti i giorni della vita. Pertanto si rideste in noi la coscienza di ciò che siamo e facciamo in modo che non si addormenti mai. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.